I carabinieri della compagnia di Borgo Taro hanno individuato l'uomo, un 36enne straniero dimorante da tempo in paese, che nei giorni scorsi ha imbrattato muri e lapidi con scritte e simboli. Si è spenta dopo una lunga malattia a 63 anni Luisa Manferdelli di Borgo Taro, era la moglie dell'ex sindaco Salvatore Oppo. I funerali si celebreranno lunedì 23 dicembre. Per una corretta informazione sul servizio sanitario e di medicina specialistica Bardia in Valceno, lunedì si terrà un incontro col direttore del distretto sanitario Giuseppina Frattini. Tutte le associazioni del volontariato borgotarese si sono date appuntamento sabato scorso in piazza Manara allestendo gazebo e tavoli. È stato un momento anche per lo scambio d'auguri. Rimane aperto sino al 7 gennaio il bellissimo presepe artistico tradizionale curato da Maria Massari e Pietro Antonio Iembo, allestito nei locali di Via Battisti a Borgo Taro. Calcio, domani si recupera il derby di seconda categoria dell'Alta Valtaro tra Valgotra e Compiano. La Valtarese gioca in trasferta contro il Bibbiano, mentre il Bardi va dalla Gazzanese. Buonasera, buon sabato, benvenuti al telegiornale. Grazie all'ottimo lavoro dei carabinieri della compagnia di Borgo Val di Taro e alla collaborazione davvero fantastica dei borgotaresi è stato individuato l'uomo che due settimane fa circa ha imbrattato con scritte e simboli offensivi alcune vie di Borgo Taro e alcuni simboli del paese. È un uomo, un 36enne straniero che da tempo però vive nel nostro paese della Valtaro, nel capoluogo. I dettagli in questo servizio, dove vedrete anche un filmato in esclusiva dove si vede l'uomo in azione. È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Borgo Taro l'uomo che nei giorni scorsi aveva imbrattato i muri di alcune vie del capoluogo valtarese con scritte neganti l'ebraismo, oltreggiando anche con svastiche due lapide ricordanti alcuni partigiani. I militari sono risaliti a lui, straniero comunitario di 36 anni, dimorante da qualche tempo in paese, a conclusione di una rapida ed efficace indagine che era partita all'indomani del fatto ed aveva consentito da subito di recuperare la bomboletta utilizzata per le scritte e i simboli, evento questo importante poiché ha costituito un elemento fondamentale per lo svolgimento dei successivi accertamenti. Subito dopo, grazie alla proficua e spontanea collaborazione della cittadinanza, indignata dall'evento per l'oltraggio arrecato alla memoria dei partigiani e da subito collaborante con i carabinieri, sono stati acquisiti alcuni filmati di impianti di videosorveglianza che erano riusciti a ritrarre un individuo con addosso un giubbotto dalla foggia e scritte particolari mentre apponeva le scritte. Subito è partita una dettagliata e riservata attività informativa che ha consentito di indirizzare l'attenzione verso l'uomo nei cui confronti venivano acquisiti una serie di elementi che sono subito stati comunicati all'autorità giudiziaria. Ottenuto un decreto di perquisizione nell'abitazione del 36enne, venivano rinvenute due bombolette della stessa marca e modello di quelle adoperate per le scritte, un giubbotto identico a quello indossato la notte dei fatti e vario materiale documentale. Il tutto veniva sequestrato per gli accertamenti del caso. Conclusa questa prima fase delle indagini, l'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria e si è attestata l'efficacia del concetto di sicurezza partecipata, in quanto il risultato ottenuto è stato possibile solo grazie alla collaborazione della popolazione di Borgo Taro, che è stata attenta e tempestiva a segnalare agli investigatori elementi risultanti di grande rilevanza. Il filmato che vi abbiamo trasmesso e che ritrae l'uomo in azione è stato concesso dall'autorità giudiziaria alla fine di pubblicazione, in modo da invitare i telespettatori che avessero eventualmente notato l'uomo la notte dei fatti a contattare subito la compagnia carabinieri di Borgo Taro al 112 oppure allo 0525 92 70. Si svolgeranno lunedì 23 dicembre nella chiesa di Sant'Onino a Borgo Taro alle ore 14:30 i funerali di Luisa Manferdelli in Oppo, stroncata da una lunga malattia la notte scorsa a 63 anni. Nata a Borgo Taro l'11 dicembre del 1950, si era diplomata a ragioniera presso l'Istituto Tecnico Belmesseri di Pontremoli nel 1969. Il 1 luglio del 1971 era stata assunta dal Comune di Borgo Taro come responsabile dell'ufficio ragioneria ed economato, incarico che ha ricoperto sino al momento del pensionamento avvenuto il 1 marzo del 1992. Dopo la pensione aveva prestato servizio come consulente per lungo tempo presso il comune di Albareto e anche in altre municipalità del comprensorio.
Luisa Manferdelli era sposata con Salvatore Oppo, che dal 2001 al 2011 è stato primo cittadino del capoluogo della Valtaro. Luisa lascia il padre Paolo, il marito Salvatore, i figli Annalisa e Gabriele, le sorelle Gilda ed Elisabetta, i fratelli Antonio, Carlo e la nonna Marietta. Domani sera alle ore 20:30 in Sant'Antonino sarà recitato il Santo Rosario. A Salvatore Oppo e ai familiari di Luisa Manferdelli vanno le più sentite condoglianze da parte di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino. Abbiamo parlato ieri del disagio del sindaco di Bardi nel sottolineare che le voci che sono corse in questi giorni, che parlavano di un ridimensionamento o addirittura di una chiusura dei servizi sanitari a Bardi e in Valcene in generale, non corrispondevano assolutamente al vero. Ebbene, lunedì alle ore 17 presso la sala consiliare del comune di Bardi sarà ospite Giuseppina Frattini, che è direttore del distretto Vallitaro e Ceno dell'azienda USL, per una corretta informazione sul servizio sanitario e di medicina specialistica a Bardi e in Valceno. Un incontro richiesto velocissimamente dal sindaco, che invita tutta la popolazione a partecipare. Ultimo appuntamento domenicale domani a San Rocco di Borgotaro con il tradizionale mercatino del Natale a San Rocco all'interno del convento agostiniano. Ancora potete trovare ricami, ricordi, regali, la simpatica caccia al pacco e con un euro potrete acquistare addobbi per l'albero, statuette del presepe, segnaposti, pacchetti sorpresa, gioielli, bijou e tanto altro ancora. Vi ricordo che l'intero ricavato andrà a favore dei bambini alluvionati delle Filippine, oltre naturalmente alle adozioni a distanza della parrocchia. Potete visitarlo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato scorso nel pomeriggio Piazza Manara è diventata la piazza delle associazioni di volontariato. Il mondo del volontariato di Borgotaro si è dato appuntamento sabato scorso dalle 16 alle 19 in Piazza Manara a Borgotaro e ha allestito la Piazza delle Associazioni di Volontariato, un'iniziativa coordinata da Forum Solidarietà Centro di Servizi per il Volontariato. In piazza gazebo e tavoli che hanno ospitato i volontari con il contributo di Assistenza Pubblica Borgotaro Albareto e dell'Associazione del Carnevale. Un pomeriggio che è stata occasione non solo per fare gli auguri di buone feste alla comunità, ma per promuovere anche le tante azioni solidali intraprese dal volontariato locale. È davvero un'occasione per tutte le associazioni presenti per fare gli auguri di buone feste alla comunità borgotarese e ricordare le loro azioni solidali, le tante attività, le tante iniziative, i tanti progetti che fanno quotidianamente tutti i giorni a favore della nostra comunità, di tutta la cittadinanza di Borgotaro. Quindi un momento davvero di solidarietà, di promozione per le associazioni e per fare gli auguri a tutti i borgotaresi. Alle 21 di questa sera presso la Palestra Teatro di Via Deledda a Bedogna si tiene l'annuale concerto di Natale del corpo bandistico Glenn Miller. Siete attesi per una serata all'insegna della buona musica, sarà anche un'occasione per scambiarsi gli auguri. Sempre a Bedogna, domani grande tombolata a partire dalle ore 15 presso il Centro Sociale Ricreativo Bedognese. Siete anche in questo caso attesi. E domani Babbo Natale arriva dai Vigili del Fuoco, un'altra bella tradizione che quest'anno si conferma. Siete attesi dalle ore 15:30 al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Borgotaro, ci si divertirà con fantasy show e merenda e doni per tutti.